Venezia è stradimenticata. Ci ha portato in dote 3 punti, ma poi è stradimenticata. I calciatori sono consapevoli che le partite sono difficili e che il cammino è ancora lungo. Sarebbe determinante poter dare continuità ai risultati per tirarci fuori in maniera concreta. Però le insidie sono dietro l'angolo, in ogni domenica, in ogni dettaglio. La Roma io l'ho vista prima quando ero a casa e chiaramente l'ho vista ultimamente e recentemente perché comunque dobbiamo affrontarla ed è una squadra che è cambiata molto, oggi ha un suo assetto ben definito, chiaro, è reduce da 9 risultati consecutivi, utili consecutivi, il che è un'iniezione di fiducia, di autostima incredibile. Ha vinto il derby nettamente 15 giorni fa ed è una squadra in salute, non solo sotto l'aspetto mentale, ma anche fisico, tecnico, ha una sua ben precisa e chiara identità. Oggi è una squadra forte. 2 mesi fa non era così definita, non era così chiara e limpida e solida, aveva qualche problemino. Evidentemente, poi il tempo e il lavoro ti permette anche di migliorare le cose. Domani la partita è difficile, lo sappiamo che è difficile, siamo consapevoli, il che non significa che quando una partita è difficile non si debba giocare o sia impossibile. No, sappiamo che è difficile, so. Appunto perché per le considerazioni che ho fatto prima, dovremmo renderla difficile anche alla Roma. Noi giochiamo per un obiettivo molto importante. Conto molto sul 12° uomo in campo. Marassi può fare cose straordinarie, e insieme a Marassi i calciatori. Quindi dovremmo fare una partita straordinaria per portare a casa il risultato positivo, perché oggi incontriamo la Roma nel momento migliore loro. Poi, quello che io chiedo sempre alla squadra è di giocarsi le partite non col braccino corto, ma a viso aperto. A viso aperto significa con coraggio, non significa non essere attenti a quelle che sono le dinamiche della partita. Ma dovremmo sfoggiare una prestazione super.